Abbiamo una partita importante in casa contro l'ultimo in classifica e quindi è un bivio importante. Ovviamente speriamo di poter fare una vittoria perché ci serve come il pane in questo momento. E una vittoria probabilmente potrebbe anche sbloccarci a livello emotivo, a livello psicologico, e oltre che a livello di classifica, perché insomma è evidente il fatto che adesso siamo anche usciti fuori dai playoff. È inevitabile, quando le cose, i risultati non vengono, è inevitabile che si va sempre a cercare giustamente il perché una squadra non abbia vinto o non abbia continuato a vincere o perché sta perdendo partite. E ognuno si fa la sua idea e per ognuno intendo anche la società. Dare sempre il massimo impegno, non abbattermi mai, questo non avverrà mai. Posso che piegarmi la domenica, ma non mi spezzerò mai, perché io credo fortemente in quello che faccio, credo fortemente assieme al mio staff di poter riuscire a uscire da questo momento di impasse. Se non fossi il primo a crederci, non avrebbe senso stare qui. Le partite voglio giocarmele. Voglio giocarmele come abbiamo sempre fatto, perché quella fondamentalmente è una nostra arma, è sempre stata la nostra arma. Quello che devo fare io è far ritrovare convinzione e certezza ai ragazzi di poter fare quello che hanno fatto fino adesso, e i punti che hanno conquistato fino adesso l'hanno fatto per quelle ragioni lì, non perché ci siamo difesi o abbiamo cercato di portare via un punticino da qualche parte, ecco. E può essere inconsciamente la risposta di qualche ragazzo magari che è in mezzo al mercato, può essere l'acquisto che ti aspetti che magari non risponde per quello che ti aspettavi, può essere la sfortuna, c'è tutto, c'è una situazione in cui la squadra non è libera e spensierata come prima, quindi sono una serie di motivi che fanno sì che si verificano queste cose, e quindi non può essere un caso che perdiamo 5 partite, però la testa fa tanto. Non mi sono mai esaltato, sono sempre stato con i piedi per terra, come rimango con i piedi per terra adesso, perché questo fa parte del calcio, ma è giusto che sia così.